È finita l'estate, finalmente siete tornati tutti a casa, ora siete costretti a guardare i video. La domanda è una: quanto è forte realmente quella squadra lì? Come fosse la Z Milano senza denti? È arrivato il momento di affrontare i demoni di Jackson. Signore e signori, bentornati sul mio canale. Ti devi iscrivere. Non l'hai ancora fatto, ti devi iscrivere. Come mai Jackson è un milione e io no? Come mai? Qual è il problema? Barba, ti devi iscrivere. È la barba. Io... Raga, fate una petizione per comprare gli occhiali nuovi a Jackson. Guardate, è un presidente, ma c'è ancora quelli di plastica. Vabbè, ragazzi, siamo a Bucinasco. Siamo dalla Z Milano, o perlomeno una parte della squadra. Guardate che bei volti. Speriamo continui la risata fino a fine video. Comunque, oggi testerò quanto saranno forti questi ragazzi in una serie di sfide e vedremo chi di loro la vincerà, perché solo uno potrà aggiudicarsi il premio. Ho vinto una sfida con Ragnar alla Z Milano. Guarda che questa cosa qua a me serve tanto, perché io inizio a vedere anche i miei ragazzi sotto pressione come lavorano. Sì, sotto giudizio naturalmente del presidente. Proprio curioso. Infatti sarà tutto commentato. Ma che sfide gli facciamo fare? Facciamo delle sfide particolari che non sono mai viste sul web. E la prima è stop e tiro dentro la lunetta. Sì, che lo facevo nel 2017. Se volete cambiamo, ragazzi. Se voi facciamo tiro e stop. Poi, io non so, io vorrei sfidarli a tiri da fuori aria. Sì, ci sta. Perché quella è la caratteristica principale. Andate a controllare il canale della Z Milano, perché là ci saranno le sfide, quelle dove selezioneranno i top player. Però qui, signori, testiamo tante altre cose. Quanti moscerini ci sono, però vabbè. E, signori, l'ultima è una sorpresa. Anche perché non so ancora cosa farli fare. Vi dico soltanto che è eliminazione. Io vorrei arrivare. Ma noi abbiamo anche il nostro Mitch, nonché l'unico portiere a cui ho fatto gol. Quello dell'esultanza. Come ti senti? Quel focaccino, Sì, no, ma non è buono. Ma come ti senti di aver preso l'unico gol a Zavu Jackson? Tu peggio. Pensa che per un anno ho visto tutti i video pubblicati dai ragazzini e tutte le cose. Io dicevo, lui mi ha fatto un gol focaccina, perché la porta vuota di stinco, e io tutto l'anno mi devo vedere. Però pensa a quell'altro che ha preso gol da me su rigore e vestito da portiere. Signori, hai già un'idea di chi potrebbe vincere, chi potrebbe sorpassare le varie sfide? Io vengo tutto. Cioè, vince Mitch. Vabbè, vagliela a dire in cam, dai, io me ne vado. Secondo me vince Matteo il modello. Fermi, vi dovete fermare ancora. Guardate cos'è tornato. Oltre i miei capelli, signore e signori, FC Maglia, che ha deciso di esagerare questa volta. Guardate cosa mi ha inviato. Maglia di Cristiano, maglia del Real Madrid Special Edition. Non la trovate da nessuna parte questa, ragazzi. Guardate qua, guardate il tessuto, addirittura personalizzate. Non è possibile, questa volta abbiamo mandato anche i pantaloncini. Guardate i pantaloncini, guardate, sentite l'elastico, sentite, dovete sentire, è tornata FC Maglia, è tornata FC Maglia. Guardate qui, addirittura dell'Ipsia, anche di Jamie Vardy, che quest'anno risale in Premier. Ma ragazzi, da cosa stiamo parlando? FC Maglia. Quindi, signori, vi ricordo di cliccare il link di iscrizione e mettere il codice scontro Ragnar, perché così avete a disposizione il 10% di sconto. Signori, andiamo al video. Dai Mitch, dai. Nome? Mitch. Ciao Mitch, io credo in te. Sono serio. Pronto. Che palla. Mitch, vuoi quello? Dai. Va bene. Non dico niente, andiamo avanti. Tommy! Ehi! Che ruolo fai? Pezzone, terzino centrale. Auguri. Giochiamo con la difesa 3. Io posso anche stare fermo. Ma era uno stop. Uno era? No, fallo rifare. Guarda che lui è l'esempio per tutti, poi non si torna indietro. Vai. Va bene. È giusto. Dai, Tommy! Dai. Sì, bello. Buono. Sì, Tommy! Forse era meglio tenere quella di prima. Forse era meglio quella di prima, Come? Carlo. Carlo da dove? Da Milano. Da dove abiti? A Milano. Porta Romana, Piazza delle Lodi. Quasi a sud come me. Ma c'è gente più a sud. Prego. Che bello stop. Piedi buoni non lo so, però. Come? Alexis? No, ma no, dove arriva? Coppa America. Paraguay, vieni. Drago paraguayano. Vieni. Dai. Bello! Bello! Si passa ai centrocampisti. Come ti chiami? Salvatore, guarda come te la do, guarda. Salvo! Oh, così. La puniera. 10 euro che la butta via, guarda. No! Il collega sudamericano, nome? Andrea.
Da dove? Zona Corvetto. Milano. Vabbè, giustamente, Milano. Sudamericano. Sì, Gonzà. Dai, Gonzà. Uè, va bene. Uè, piazzata. Prego. Nome, scusami, caro. Ti fermo? Vai. Cosa fai? Non sai parlare mentre giochi? Come ti chiami? Dennis. Bravo, Dennis. Dennis. Bravo, Dennis! Va bene! Va bene! Guarda Jackson che continua a guardarsi intorno. Sta cercando talenti. Nome? Andrea. Da dove? Anche tu da Corvetto? No, è da Cairate. Sì, Andre. Dai, Andre. Sì, loco. Fallo. Sì. Ancora! Fuori ancora! Sei pronto? Attenzione! Completamente maleducazione. Chi Matteo. Sei? Matteo. Matteo da dove? Perugia. 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 Perché tu fai la fiera del cioccolato. Esatto. Adesso ti sparo un cioccolatino, raga. Carlo, ridi che sei passato, che sei l'unico per dire. Niente! No, lo devo dire! Anche per la Z Milano! Palo, non è gol. No. Mi hanno detto che sei il bomber, te. Un carico. Cazzo, tre gol, la prima partita. Hai visto? Adesso te ne faccio uno anche a te, siamo a posto. Ricchia, sei troppo forte. Come ti chiami, Eletto? Riccardo. Bravo, Ricchi. Sei troppo... Da dove vieni? Io, Basilio, qua vicino. No! Sì, Ricchi. Sfondalo! E allora? Toccata non è parata. Purtroppo le mani non erano molto tese, però va bene così. Alla prossima challenge. Va bene così. Attenzione intanto, si perché c'è chi sorride e chi invece ha un altro tipo di sorriso. No, io sto ridendo. Ti prego. Oddio. Che giocatore questo secondo portiere, ragazzi. Occhio. Tommy, quello è lo spogliatoio, puoi andare a casa. Adesso vado. Grazie Tommy, ciao. O si vince o si vince. Ci Carlo, provo. Guarda Carlo. Carlo, una volta va bene. Vai al prossimo. Attenzione! Il drago. Attenzione! Direttamente dall'Honduras. Guarda, il drago è fortissimo, arriva a Fetti. Attenzione! Tu hai segnato prima. No. Ah, scusa, a posto. Sei pronto? Ma hai detto che giocavi outsider? Sì. Porco Diaz. Guarda qua, Jackson. Guarda. Dove va? Dove va? Va bene, salve, dai. Col polsino. Dennis. Ora facciamo un po' di merda inizio campionato. Sei pronto? Senza parare. Perché sei forte, cazzo. Prego. Fatti eliminare, dai. Jackson, c'ha le palle questo, Jackson! Tira! Così! Palla già fuori! 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 Puoi parlare adesso, fuori! Dai, mettila. Guarda lì, questa raga fa tutto lo stop! Dicono che l'80% del gol è lo stop. Abbiamo visto, hai visto? Lui fa parte del 20%. Ma te c'hai, cosa c'è? Un'aquila attaccato al... Sì, c'è un'aquila, c'è una medusa, ce l'ho tutti. C'ha Drago di tatuato. Aspetta, il più bello sta qua però. Dragon Ball. C'è anche Dragon Ball su compagno. E lì! Guardalo! Il campione! Allora. Il campione! Riccardo, sai che non è sempre Natale. Già prima ha parlato e ha preso gol. Non è sempre Natale, vero? Già prima ha parlato e continua a parlare e ha preso gol. Adesso lo riprende e non parla più. Guarda che esperienza. Prendi questa, Ragnar. Ecco! Prima gliel'ho detto prima che ne facevo 2 su 2. Quando a me parlano vado solo meglio, cioè per me è solo meglio, però va bene. Ragazzi, è rimasto un centrale di difesa, un portiere. Jackson, c'è un problema. Jackson, vuoi fare un discorso motivazionale prima di iniziare a tirare i tiri? Vuoi dare un consiglio? Divertitevi. Siamo qua. Cazzetto, qua. È giusto. Quando voglio, vado. Signori. Ora vince Mitch. Prego. Oddio! Signori, iniziano a tremare là in fondo, che nessuno entra applaudito. Poi sotto gli occhi del presidente. Attenzione. Del presidente. Vai Carlo, illuminaci. No! Porca cacca! Aia, difensore! E centrocampista 0, portiere 1, guarda con l'antenna, con G5, guardate là. Inizio a tirare fuori dalla lunetta. Ah!
allora, va bene. Se fai il secondo, c'è chi abbasserà lo sguardo. Dai, Mitch. Assassino. Oddio! Oddio! Ora ti riconosco. No! Bello! Guarda anche questo! Eh no! Qua! È qua che cedono i grandi uomini, vedi Jackson? Buona ancora! Attenzione! Benvenuto a un assaggio della 100 tiri! Attenzione, sembra Soldini a contro buono! Veramente un giocatore sul tuo. No! Bravo Mitch, bravo! Carlo. Ti sei tenuto Mitch qua! Carlo! Signori! Mannaggia! Signori! Hai vissuto il sogno, Carletto! Pazienza! È andata come doveva andare, va bene lo stesso! C'è chi cambia i palloni pensando siano i palloni! La porta di centrale! Dai che la mette! Porta! Ale! Dai Ricky! Arrivo! Prego Riccardo, facci vedere che sei uomo alla tripletta. Ti faccio vedere. Come Erling Haaland. Ti faccio vedere, prego, che ti segno. Prego. Ok. Poi non ti voglio sentir parlare. Scusa. Sto parlando prima. Prego. Guarda questo. Vado? Vai. Ci vuole l'ultima sfida. Non ti sento. Mitch. Oh, parlava, eh. Io ho parlato prima. Vuoi dire un consiglio a tutti e due? Cosa mi devi dire a me? Ma sono due giocatori totalmente diversi. Jackson, devi imparare a gestire queste situazioni qua. Tu non ridere perché non c'è niente da divertirsi se vince lui. Vabbè. Signori, calci di rigore, 5 a testa. Vai. Signori e signori, ma come ti chiamerai il tuo soprannome? Marsa. Dove vai? Dove va? Io faccio il taglio. Dov'è che va? Dio Mitch. Oh! 1 a 1, qua tu va. Oddio! No! Sta performando. No! Prego. Prendila! Ragazzi, io non so chi avete come rigorista, ma Rag, però uno prendilo. Marsa che sorride. Marsa, parte lui. Dai. No, è arrivato quel momento. Guarda Mitch! No! Ma Mitch, anche tu c'è qua! Ste no, per l'amor di Dio! No! Io! Comunque i complimenti glieli faccio! Tanta roba! No, veramente tanta roba! Il bomber! Potevo fare meglio io, ma signori, l'ha vinta lui. Grazie. Come da pronostico, anche se un pronostico è stato spezzato, perché possiamo guardare i volti degli invidiosi. Guardate, che un portiere ha quasi raggiunto l'Olimpo. Cosa ne pensi, Marcelino? Assolutamente, Mitch ha calciato veramente benissimo, è stato nettamente il migliore da fuori, dall'area, devo dire. Ha preso sempre la porta. Ed è vero, ha preso sempre la porta, anche i rigori, ti ha spezzato quasi tutte le volte. Ragazzi, eccezionale Mitch, eccezionale. Cosa vuoi dire al tuo avversario e a te stesso? A me stesso che non me l'aspettavo. Mitch, è troppo umile Mitch. E basta, poi vabbè, lui è il bomber, quindi... Io non parlo, faccio parlare il mio avvocato. Che cazzo è quello? Yeah. No, vieni qua avanti, vieni qua avanti. Il mio avvocato, il dottor Yaya. Ciao Carlo, come ti chiami? Piacere, Yaya. Da dove arrivi? Io, dall'Egitto. Adesso? Sì, direttamente. Ok. Da dove abiti per Milano? A Vigevano. Cosa fa un egiziano a Vigevano? Cioè, tipo, qual è la tua vita normale? Cosa fai? Esci tipo il pomeriggio e... No, di solito sto a casa oppure mi alleno. Cazzo, sei un bravo ragazzo, sei. Sei un bravo ragazzo, complimenti. Grazie. Complimenti. Vuoi dire qualcosa a chi sostiene Forza. La Z Milano? Z Milano, ragazzi, iscrivetevi al canale Z Milano. E ragazzi? Siamo qui solo per questo. E ragazzi, dov'è che abiti? Vigevano. Ragazzi, fatevi i giri a pomeriggio a Vigevano.
un saluto. Ciao ragazzi, ciao.